è più facile giocarsi che a... è già più facile vedersi che a giocarsi. Con molte libertà, il cartone della Disney, ma molto bello le musiche. Ciao a tutti, giocatori, giocatrici e semplici curiosi. Noi siamo Giullare e vi diamo il bentornato nella nostra mansarda per un nuovo gameplay che come sempre è online anche grazie al supporto di tutti coloro che ci seguono su Patreon. Se anche voi volete darci una mano o continuare a crescere, vi ricordiamo che qua in alto tra le schede e nel primo link qua sotto in descrizione trovate la nostra pagina e con un clic potrete scoprire quali sono tutti i contenuti esclusivi a cui potreste avere accesso se sceglierete di darci una mano. E quest'oggi sul nostro bellissimo tavolo Ars Linea, come già avrete intuito perché c'è scritto, ci sfideremo per voi, no, non ci sfideremo per voi, collaboreremo per voi a Similo nella sua, non è una variante, nella sua versione Miti. Esatto, perché di Similo esiste anche Similo Fiabe, che avevamo qua da qualche parte, eccolo qua, Similo Fiabe, e anche Similo Storia, che però non abbiamo, ma come anche questi non ce li abbiamo, in realtà ce li ha prestati Mickey Lock, che salutiamo e ringraziamo, perché così, proprio chiacchierando con i giullari d'oro, chiedendo consigli su cosa portare sul canale, magari anche così di un po' più veloce, ci hanno proposto Similo. Noi non avendolo però in collezione, allora ci siamo adoprati per riuscire ad averne una copia, e vi diciamo già da subito che volendo potevamo anche mostrarvi una partita con miti e fiabe mischiati assieme. Abbiamo però preferito non farlo perché secondo noi comunque il cuore del gioco lo riuscite a vedere meglio se giochiamo solo con una scatola. E state vedendo miti perché anche qua nuovamente abbiamo chiesto ai nostri supporter su Patreon di scegliere con un sondaggio quale giocare. Il sondaggio è finito in parità e allora abbiamo scelto noi. E vabbè, ragazzi, è così. E quindi vi beccate Similo miti. Come funziona? Come ha detto prima Vale, noi collaboriamo. Io, prima di setappare il gioco, ho pescato da questo mazzo una carta personaggio, che è una di queste 12 che io ora dovrò cercare di far indovinare a Vale. Come farò? Userò la mia mano di carte, che eccola qui, vi è comparsa in questo momento. Io ho pescato altre 5 carte, quindi la mia carta che ho visto l'ho messa giù, mescolata a caso assieme a altre 11 carte a creare questo display, da cui round dopo round Vale dovrà eliminare dei personaggi. Tutto ciò che io farò non potrò comunicarle alcunché, ma io round per round giocherò una delle carte che ho nella mia mano e che voi vedete, e le comunicherò qualcosa, semplicemente facendo così. Iniziamo subito perché sì, è più semplice a vedersi che a giocarsi. Allora io dirò... è più facile giocarsi che a... è già più facile vedersi che a giocarsi. Che a spiegarsi a parole, intendevo dire. Allora io dirò questo a Vale. Gioco una delle mie carte in mano, poi ripescherò subito per ritornare a 5. E in questo momento io sto giocando questa carta in verticale. Quindi sto dicendo a Vale che il personaggio che lei dovrà riuscire a isolare è simile e affine, ha qualcosa in comune con questa carta che ho giocato con l'arpia, che, guardatela, diciamo così, ve la mostro. La carta che Vale deve indovinare è simile all'arpia. Quindi giocate anche voi intanto con noi e vediamo allora, se arriverete a capire. Quindi potrebbe essere una donna, potrebbe avere a che fare col colore, quindi essere sul viola, avere del viola, potrebbe essere qualcuno di cattivo, diciamo, comunque ho associato a qualcosa di negativo. Ora come ora, l'unica. Adesso Vale cosa deve fare? Il primo round Vale deve scegliere una carta e quella carta sarà eliminata. Quindi chiaramente non deve scegliere l'unica su 12 che è quella che deve indovinare. Quindi una carta che viene eliminata, ovvero Vale adesso, visto che le dico il nostro personaggio è simile a questo, lei andrà a scegliere qualcuno che secondo lei non è simile secondo a questo. Me, Apollo, non ci azzecca niente. Bravissima. Oh, Apollo lo disattiviamo, quindi non era Apollo il personaggio che dovevamo indovinare. Magari poi io ho fatto tutto un altro ragionamento, però
buon così. Questa carta adesso non viene scartata, ma noi la lasciamo magari qui così, ok? A ricordare a Vale che questo indizio comunque permarrà per tutto il resto della partita. Ma me la avvicino solo un attimo, posso guardarmela meglio? Sì, 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 prego. La stavo togliendo. No, pensavo volessi mettertela nell'unico punto che non era in quella. No, stavo guardando se c'era qualche particolare o leggero. Perché qua di fianco poi c'è anche la scritta con la descrizione. Sì, se proprio non sapeste chi è quel tal personaggio delle fiabe storico, della mitologia. Vai, ci sei amore? Sì. Quindi, lasciamolo qua, questo è il primo indizio del primo round. Ok. Io adesso ti vengo a dire questo. Giocandola in orizzontale, io sto dicendo il personaggio che noi dobbiamo indovinare non è simile ad Afrodite. Ok, scusate, mi era sembrato di sentire qualcosa suonare, ma così non era. E io adesso devo toglierne due di carte. Esatto, secondo round, quindi di nuovo. Non è simile. Allora, tra questi personaggi, quindi uno... Quindi Vale è tranquilla di togliere personaggi simili ad Afrodite. Sì, quindi dicendo secondo che me... ciò che lo dobbiamo indovinare noi non è simile ad Afrodite. Eros lo toglierei perché me lo ricorda molto Afrodite. Comunque cuori, fiori, mi hai guardato malissimo. No, 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 me lo ricordo, è il figlio di Afrodite Eros. Sì, vabbè. A me piace molto la mitologia, Vale no, non così tanto. No, a me piace, ma non lo so. Allora, quindi io girerei Eros. Va bene. Non era uno di quelli che dovevamo indovinare, ne devi disattivare ancora un altro. Allora, e anche non è simile. Io toglierei anche Era. A tocca disagir, fai. Ah, ma ti dico qualcosa. Sì, va bene, ok, perfetto, benissimo. Quindi, secondo round, mettiamolo qua. Questi due indizi continuano a permanere. E io do un altro, il terzo indizio Vale. In questo terzo round Vale dovrà eliminare tre carte. Io le dico... Dove l'hai messa? Qua? Sì, va bene. Io ti dico ancora che... che non è simile a Pandora. Tre. E ne devi eliminare tre. Quindi il nostro personaggio allora, non è simile allora, a fine. Allora, a livello di disegni, vabbè così, Pandora ha tirato fuori tutti i vari vizi, parapero parappa. I mali del mondo. Ci sono dei teschi, c'è il colore verde come sfondo, il viola, però... un vaso. Stai dunque. È stata curiosa come tutte le donne. Creata da Efesto, tra l'altro. Non è simile. Io. Il nostro personaggio non è simile. Certo. Quindi dobbiamo togliere personaggi che siano simili a Pandora. A me, ora come ora, simile a Pandora, secondo me, Tiche ci assomiglia a Pandora. D'accordo? Atena c'ha quei gufetti dietro che potrebbero ricordare quei disegni che ha anche dietro Pandora. Vi mostriamo anche a voi Pandora e così i teschietti che ha dietro Pandora di cui parlava Vale. Io tolgo anche Atena. Va bene. Non è simile. E devi togliere ancora uno. Che siamo al terzo round, ne dobbiamo togliere tre. Ricordati che questi indizi comunque permangono, quindi... puoi comunque sempre basarti anche su ciò che è. Gli Amazzoni, che ricordiamo, vinsero numerose battaglie grazie alla loro... E salutiamo il signor Giancarlo. Ciao, ciao, mitico Giancarlo. Io non so perché, cioè lo so perché, poi magari toglierei Dioniso, scusate io con gli accenti. Dioniso. Perché Pandora... foglie in testa, lui c'ha l'uva in testa, non lo so. Va benissimo. Quindi terzo indizio, passati indenni. Ora arriviamo al clou del gioco. Gioco caldo. Un collaborativo perché, lo sapete che io li patisco perché con... adesso io darò un indizio Vale. Vale dovrà toglierne 4. Quindi rimarremo con soli due personaggi. Io ti dico che è affine e simile a Eracle, ovvero Ercole. E salutiamo Ercole. 4. Mostro intanto
Ercole, quello qua vestito con la pelle del leone, le 12 fatiche, figlio di Zeus, fatto anche un cartone alla Disney, Allora, Ercole con con molte la Pavia. libertà, col cartone della Disney, ma molto belle le musiche. Io pesco intanto nuovamente. Ok. Cioè, ok, no. Però, allora. Dai, che se passi questo. Dunque, tolgo Argo. Va bene. Perché cavolo, c'è uno, due, tre, c'è tutto il coso dietro, lo scudo dietro. Però Arpia è anche affine e c'ha qualcosa di animale. Ercole affine e c'ha un leone in testa. C'entra qualcosa di animale, quindi c'è l'unico il Minotauro che potrebbe c'entrare qualcosa anche. O c'entra a livello di. Iniziamo a togliere Polifemo. Va bene. Passiamo a due. Le Ne devi amazzoni. ancora togliere due. E anche la combattente. Hermes è anche un dio. Però con Arpia Hermes. Hermes, via. Va bene, ne devi togliere ancora uno. Amazzoni. Va bene. Quindi siamo 1-1. Uno dei due è il personaggio che io ho Dammi pescato qualcosa che. all'inizio, l'altro no. Perché qua donna uomo. Questi colori sono simili a questi. Questo c'ha la testa Una. da animale come quello. Aiutami. Allora, io avevo in mente di. Sai come sto Lo ragionando? so come stai. Sì. Allora, io ho un dubbio tra due carte, vorrei poter giocare o questa orizzontalmente o questa verticalmente. Ero po portato per giocare questa qua verticalmente, ma visto che sono rimaste queste due, io farò così e ti dico che non è affine a questo quello che noi dobbiamo indovinare. Quindi quella è identica ad Aracne. Bravissima, esattamente, dovevo proprio indovinare il Minotauro. Ora mi rendo conto che in questo istante che voi potreste dire, ma voi potete tranquillamente aver barato perché noi non abbiamo visto quella che tu hai pescato all'inizio del gameplay. Ah, Ci ho pensato adesso, giusto. ma sapete perché non ve l'abbiamo fatto vedere? Perché poi ci abbiamo messo 2 ore a mettere le carte tutte ordinate, tutte dritte, che occupassero lo spazio giusto del tavolo, ma fidatevi, abbiamo Vabbè, a inizio realmente video vinto. glielo puoi. Ma ormai, Ah, beh, adesso, cioè, lo certo. facciamo adesso e barà, cioè, sarebbe Sì, una baronata certo. assurda. No, Comunque, no, vabbè. era esattamente questo. Ecco qua, intanto, ho ancora pescato Chirone, Ma ma quali erano le che dovevi Chirone? mettere, Ah, scusa? l'altra che ti potevo giocare era Pan in verticale, perché era con quella testa d'animale, la testa Sì. d'animale, però anche quello Sì, era molto però ste animalesco. corna qua, queste non sono. No, è Ma proprio bella infatti giocare sulla lei che ci somiglia Echidna molto. mi è Echidne. arrivata dopo, quindi inizialmente da subito avevo pensato di tenermi per il finale pane Ercole, e invece brava, 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 Oh, ci molto abbiamo brava. fatto un Ah, e poi ci sono collaborativo. tanti altri personaggi ancora, c'è Giasone, Poseidone, Icaro, Circe, Zeus, Medusa, Achille, Artemide, e quando tu hai iniziato a fare tutti i ragionamenti su, ah, questa dietro ha lo scudo, io neanche l'avevo visto che quella dietro aveva lo scudo. Però bene, e anche questo aveva lo scudo E dietro, appunto, con il labirinto, perché il Minotauro era dentro il labirinto dove va Arianna con il filo. E vedi? bene, e comunque siamo giunti alla fine, sono molto felice che siamo riusciti a vincere questo Non gameplay. esultiamo tantissimo perché ci sono i bambini che E dormono, perché è è tardi, tardi, come quindi sempre. E vi però ringraziamo per coriandoli essere. mettili, cioè Cioè, ma li ha tu già. esplodi, Ha già coriandoli messo mettili. coriandoli, luci, e dobbiamo fare una cosa fondamentale. Bravissimi, bravissimi. Quindi, grazie mille, come sempre, per essere stati con noi. Vi ricordiamo che se vi piace quello che facciamo qua su YouTube e attiva la nostra pagina su Patreon, e con un clic in alto tra le schede oppure nel primo sotto in descrizione, raggiungerete la nostra pagina e scoprirete quali sono tutti i contenuti esclusivi a cui potreste avere accesso se sceglierete di supportarci. E per supportarci potete anche iscrivervi al canale, attivare la campanella, lasciarci un like, commentare e condividere questo video con tutti quanti i vostri amici. Ma mi raccomando, seguiteci anche su tutti gli altri
i nostri social, ovvero Facebook, Instagram, Twitch e canale Telegram, dove troverete comunque dei contenuti extra che non troverete mai sul nostro canale YouTube. Lasciate qua sotto un commento anche per ringraziare il nostro fantastico regista Damiano, senza il quale niente di tutto questo sarebbe possibile. E infine vi ricordiamo che qui a Casa Giullari si gioca per giocare, i giullari vi salutano e che il gioco sia con voi. Buon brava. No, bravo, ho proprio paura, non capissi niente, invece.